Questo pozzo, come vedete, nella parte bassa c'ha molti scavernamenti, si dice così, sia andando verso l'alto, a che siamo? 28 metri sotto, siamo a 28 metri sotto il pavimento della chiesa di Santa Croce. Successivamente è stato realizzato questo cunicolo che porta l'acqua fuori, e qui l'acqua non è più salita più di quel livello che vediamo adesso, quindi il pozzo di come tale non è più stato utilizzato per prendere acqua, e quindi piano piano è stato chiuso il suo accesso superiore e l'acqua è sempre stata presa dalla fonte esterna. In epoche remote questo pozzo era pieno d'acqua, era pieno d'acqua. E l'acqua, quando prendevano l'acqua con i secchi, le onde che faceva il secchio nel battere sull'acqua e nel tirarlo fuori, facevano sì che sulla sponda avvenisse una sorta di erosione, come lo vediamo anche adesso a livello dell'acqua attuale. Quindi questa erosione della sponda, del bordo del pozzo, è la testimonianza del livello che poteva raggiungere. Naturalmente, una volta fatto il cunicolo, qui l'acqua se sale va via. Quindi non è stato più possibile da quell'epoca lì in poi prendere acqua con i secchi da qui dentro. Quindi a un certo punto era inutilizzato e lo hanno chiuso da sopra. Però è rimasto sempre un pozzo utilizzato da sotto, cioè come opera di presa. Il fatto anomalo che questo cunicolo sia stato realizzato per portare l'acqua da un pozzo interno al castello verso una fonte esterna, nell'epoca medievale non è che fosse tanto normale portare un bene prezioso come l'acqua dall'interno all'esterno, ma probabilmente quella lì fu una scelta obbligata, perché se è vero che in questa falda acquifera presente in questi depositi vi era stato un calo di quantità di acqua disponibile, a un certo punto avranno cercato di trovare un'alternativa, e quindi scavando questo cunicolo sono andati a prendere tutte le piccole venute d'acqua che potevano trovare lungo la strada. Uno studio recente di alcuni climatologi americani fa vedere che proprio in quell'epoca lì si raggiunse il picco massimo del periodo caldo medievale. Il periodo caldo medievale raggiunse il massimo intorno tra il 1200 e il 1300. Quindi probabilmente questa è la conferma che in quell'epoca c'era una siccità notevole, quindi l'acqua qui non era più sufficiente, questo pozzo non dava più l'acqua necessaria al fabbisogno del castello, e quindi quest'opera ne è la testimonianza, mentre in epoche più antiche, come si vede dagli scavernamenti sulle pareti del pozzo, questa quantità d'acqua era abbondante e poteva essere sufficiente per tutto il paese. Successivamente, intorno al 1600-1700, si ebbe un periodo freddo con una mini glaciazione, e probabilmente quest'acqua non è ritornata a livelli superiori perché avevano realizzato questo cunicolo. Quindi anche se la chiusura non è mai stata riaperta nonostante l'acqua fosse di nuovo aumentata. Questa è una considerazione di tipo climatico che si può fare considerando l'insieme delle cose che abbiamo potuto vedere da questo cunicolo, cioè una sua storia molto antica che probabilmente parte dall'epoca romana, e una modifica in epoca medievale e poi dopo fino all'attuale, che è sempre presente come sorgente in grado di dare una certa quantità di acqua quotidianamente. Bene, a questo punto ritorniamo indietro. A questo punto torniamo indietro, possiamo vedere l'altro ramo più piccolo, che è scavato sicuramente in tempi più recenti.